ringrazio signor Panzironi e tutti voi che mi avete invitato, che fate parte di questo partenariato, per spiegare un pochino qual è appunto l'esperienza di un centro di riabilitazione per persone con disabilità sia intellettive che fisiche e che esiste a Roma ormai dagli anni 70 ed è un cosiddetto ex articolo 26, e cioè sono quei centri di riabilitazione così come erano stati previsti dalla riforma sanitaria, la 833 del 78. Centro di riabilitazione che comunque talvolta mi fa un po' pensare, adesso io sono 15 anni che dirigo Scuola Viva e mi domando sempre se parliamo di riabilitazione o di abilitazione. È chiaro che può sembrare un discorso abbastanza semplice, in realtà che cosa comporta l'una e che cosa comporta l'altro. Entrare nello specifico non è detto che sia sempre facile e esattamente spiega ciò che è. Diciamo comunque che in un centro di riabilitazione come Scuola Viva le persone, gli utenti che vogliono le persone che vogliono entrare e diventare utenti devono per esempio aver già finito il percorso scolastico, perché non può essere fornito più di un servizio pubblico a ciascuna persona. Perciò una volta che hanno finito la scuola, comunque l'abbiano finita o arrivando al termine naturale degli anni scolastici o perché gli insegnanti in un CLH o comunque ritengono che il percorso scolastico possa essere considerato terminato anche prima di una fine cosiddetta naturale, a questo punto una persona può telefonarci e chiedere di essere iscritta nella lista di attesa, lista d'attesa che talvolta è abbastanza lunga. Noi abbiamo per il centro semiresidenziale 80 posti e non possiamo averne di più perché questo è, diciamo, l'accreditamento del servizio sanitario regionale. Oltre Dipartimento semiresidenziale, dove stanno da noi 80 utenti con disabilità intellettiva o con doppia diagnosi, se ancora si può parlare di doppia diagnosi dopo la Convenzione delle Nazioni Unite, ecco che all'altro settore è il settore invece non residenziale o ambulatoriale, dove gli utenti vengono e fanno un'ora di prestazione che può essere o nelle ortopediche complesse, o nelle neurologiche degenerative, oppure abbiamo anche dei bambini che vengono con problemi del linguaggio, perciò sono molto, molto, molto piccoli, e un servizio anche domiciliare per gli utenti che non possono raggiungere il nostro centro per motivi i più vari, ma generalmente per motivi di salute. Com'è diviso il nostro centro? La prossima. Intanto per dire che Scuola Viva è in piena città, per cui è anche un bel centro dal punto di vista che abbiamo 2,5 ettari di terra che viene lavorata, dove lavoriamo, dove abbiamo i nostri fabbricati e che però appunto hanno questa possibilità di poter accedere a servizi esterni. Ma contemporaneamente non essere costretti per esempio a stare fuori Roma. Come vedete abbiamo un certo numero di professionisti, parte il direttore generale, meno il direttore sanitario, comunque abbiamo psichiatri, psicologi, neuropsicologi, educatori professionali, neurologi, fisiatri, fisioterapisti, logopedisti, OSS e delle persone esperte in varie attività artistiche di orto giardino e nella cura degli animali che lavorano assieme ai nostri. Nella prossima potete vedere esattamente dove si trova Scuola Viva, è nell'ansa del Tevere, sono quei due rettangoli gialli e come vedete abbiamo
parecchio terreno intorno da poter sfruttare positivamente assieme ai nostri utenti. Nella prossima vi descrivo, nel settore semiresidenziale noi abbiamo 4 gruppi di utenze che si dividono tra gli 80 utenti che noi abbiamo e sono divisi a seconda, naturalmente non è che sono 20, 20, 20 e 20, sono divisi a seconda anche di una certa similitudine nel poter stare insieme e svolgere determinate attività. Andiamo da un gruppo, diciamo, un po' più avanzato di quello che vi farò vedere, i lavori che facciamo insieme, a altri gruppi, compresi anche ragazzi che hanno problemi anche di natura motoria e sono perciò su sedia, sono cosiddetti carrozzati. Nella prossima invece vediamo il settore non residenziale, abbiamo le palestre, naturalmente non abbiamo gli utilizzi delle tecnologie estremamente avanzate, così come abbiamo sentito sia a Francoforte che a Santa Lucia, che sono centri molto conosciuti, famosi, ma abbiamo ancora, diciamo, è un rapporto con il fisioterapista molto, se mi lo consentite, molto fisico ancora, e poco tecnologico, ma che comunque serve sia l'uno che l'altro. Ve l'ho già descritti, perciò sì, erano già descritti, perciò va bene. Ecco, vorrei entrare un po' nel particolare perché ho un video anche molto, molto carino che mi piace molto farvi vedere, ed è il lavoro che noi svolgiamo maggiormente con gli utenti del gruppo A, e svolgiamo lavoro un lavoro artistico, un lavoro di pittura. Pittura che non è assolutamente limitata al lavoro fatto a Scuola Viva, tant'è che io distingo moltissimo, e abbiamo fatto un progetto che si intitolava Art for All, progetto europeo con altri sette partners, e abbiamo girato l'Europa anche con i nostri utenti e con i quadri dei nostri utenti, dove troviamo una grossa differenza sostanziale, io vorrei che venisse intesa, tra quello che è arte terapia e arte. Sono due cose completamente diverse. Con l'arte terapia possiamo svolgere determinate attività con persone con una disabilità intellettiva medio grave. Quando parlo di artisti, gli artisti di Scuola Viva sono utenti che dipingono in due modi, o una pittura individuale o pitture collettive, che sono diventate abbastanza conosciute perché ci abbiamo lavorato, abbiamo fatto una pubblicazione proprio durante il periodo del progetto di Art for All, di come vengono realizzati i pannelli collettivi, e si parte da, ognuno fa un proprio disegno su un foglio da disegno normale, classico di quelli che abbiamo utilizzato tutti a scuola, dopodiché viene messo, naturalmente si dà un tema, dopodiché vengono messi tutti insieme e assieme ai facilitatori d'arte si sceglie il sistema di come disporli, si fa una fotocopia in grande, si ricalca la fotocopia su cartone, su tela o anche sul legno, e mentre due utenti che sono più portati a fare questo riportano in pittura nera generalmente tutti i tratti che sono venuti fuori dalla fotocopia, e gli altri di volta in volta scelgono i colori e dipingono. È una scelta assolutamente collettiva e individuale, dove i facilitatori d'arte stanno lì come tecnici ma non come suggeritori della scelta di ciò che i ragazzi vogliono fare. Questi pannelli sono stati predisposti per il mercato che sta sulla Magliana vicino al nostro centro, e sono stati ordinati direttamente dalle persone che li volevano al mercato. E i guadagni che noi abbiamo in linea di massima ancora adesso, date le difficoltà di pagamenti da parte delle ASL, servono per lo più a comprare il materiale e a poter continuare a fare il nostro lavoro. E viene fatto un po' più l'aspetto lavorativo quando, per esempio, ci vengono ordinate
bomboniere o cose di questo genere, dove il materiale viene comprato da chi fa la richiesta, e perciò c'è un guadagno, e a questo punto è un guadagno che viene diviso nell'ambito anche della cooperativa che noi abbiamo creato dentro Scuola Viva. E questo quadro è un tipico esempio di quadro collettivo di Scuola Viva, è andato alla mostra di Nemi dell'anno scorso, sono tre pannelli e vengono chiusi all'idea come fosse un triangolo, ed era nel centro della piazza di Nemi e è rimasto per tutto il periodo della mostra. Nella successiva i ragazzi che hanno svolto il compito di fare questo quadro, assieme anche ai facilitatori d'arte che stanno con loro tutto il giorno. Qui siamo nel padiglione dell'arte. Nella prossima, un altro quadro che era stato richiesto, questo è un murales, anche su questo è stata fatta una certa specializzazione da parte dei nostri, era per il Jazz Café che si trova un Jazz Café qua di Roma. Questo è un murales a cui siamo particolarmente legati, perché era stato richiesto da Sant'Egidio quando Benedetto XVI è andato a pranzo lì, e perciò nella mensa dei poveri di Sant'Egidio, ce l'aveva alle spalle, per cui le foto che sono state fatte all'epoca erano state fatte con questo murales, e naturalmente l'autostima dei nostri utenti era cresciuta molto, ed è giusto che sia così, perché noi lavoriamo anche sull'autostima, così come sulla qualità della vita delle persone. Produciamo anche pitture sul vetro, molte sono a richiesta. Naturalmente l'uso di tutti i vari prodotti devono essere certificati non tossici, a secondo anche delle visite che ci vengono a fare. Questi anche sono lavori sempre fatti dagli utenti di Scuola Viva. Un vecchio fabbricato che abbiamo lì è stato trasformato, diciamo, un po' nel museo e nella raccolta di tutti i lavori che vengono fatti, e quando vengono anche a trovarci le persone possono essere visitate e venduti. Ci occupiamo, a Natale sempre facciamo un mercato, e vedo che ha un discreto successo per quello che viene fatto. Tutti i prodotti fatti dagli utenti di Scuola Viva, sia quelli che si occupano di orto giardino, sia quelli che si occupano, come nel caso specifico, come quelli che si occupano anche di pittura e di ceramica. Una ceramica che abbiamo ricostruito anticamente, la ceramica cosiddetta Raku, è una ceramica particolare, viene fatta in doppia cottura, e la seconda cottura si fa non sul forno ma direttamente sul fuoco, e assumono dei colori particolari. Assieme ai ragazzi si vanno a fare le spese dove serve, quando si devono comprare le cose. Abbiamo degli asini con la quale si fa onoterapia, è una terapia estremamente efficace per persone con disabilità intellettiva, o cavallo, ipoterapia, che ormai mi sembra una terapia estremamente, un approccio estremamente conosciuto, e come ripeto, la facilità di avere un terreno, così tanta terra, ci permette di poter offrire questo tipo di attività nell'ambito riabilitativo. Progetti europei, qua ci avviciniamo un pochino anche al discorso di SPD. Grazie a SPD, questa associazione di cui Scuola Viva fa parte, della quale sono vicepresidente ormai da quasi 9 anni, è un'associazione con sede a Bruxelles, ha una sua forza, adesso poi vi farò vedere un paio di slides, e comunque tramite SPD riusciamo a fare progetti europei. Uno dei partner del vostro progetto è un socio di SPD, viene dalla Grecia, di SPD. Progetti che Scuola Viva fino adesso ha fatto tutti questi progetti, gli ultimi due progetti sono progetti appena nati, abbiamo appena fatto il kick-off meeting, abbiamo fatto il meeting come state facendo voi per il vostro progetto di Care VET, e sono due progetti, uno sul lavoro in particolare, Desk 2,
e la Commissione europea è rimasta particolarmente colpita, entusiasta del progetto DESC, che ci ha dato la possibilità di fare il secondo DESC per continuare sulla strada, perché molto spesso purtroppo succede che i progetti sono bellissimi, si lavora tanto, i partner si danno tanto da fare, finiscono i due anni e mezzo di progetto, non c'è un seguito e talvolta il progetto muore lì ed è un peccato perché è uno spreco di forze, energie e di denaro. I progetti DESC sono progetti comunque sulla pari opportunità nel lavoro delle persone con disabilità intellettiva. Il progetto CIA invece è un progetto sull'arte, per cui in entrambi i progetti Scuola Viva si è sentita di poter partecipare a quello che stiamo facendo. Nella prossima c'è una visita, quando facevamo il progetto Art for All, i partner del progetto erano venuti a visitarci nei tour, così come si svolgeva, perché all'epoca erano i progetti Leonardo, perciò erano progetti di mobilità completamente diversi da quelli che vengono dagli Erasmus Plus che vengono fatti adesso. La prossima, qui era una campagna contro la discriminazione promossa da ISPD, voluta dalla Commissione europea. E veniamo perciò a ISPD. ISPD è la prossima, è un'associazione di fornitori di servizio per persone con disabilità. Rappresenta 15.000 fornitori di servizio in Europa ed è considerata in 33 paesi, ed è considerata l'associazione più rappresentativa e più importante, tant'è che noi lavoriamo a stretto contatto con la Commissione europea, abbiamo un posto nell'ambito del tavolo tecnico sulla disabilità, il High Level Group on Disability. Noi partecipiamo come società civile assieme a IDF, che è l'European Disability Forum, al Lobby delle Donne, a COAFASE delle famiglie e al Consiglio d'Europa. Diciamo che è una voce per noi estremamente importante, perché questo ci permette appunto di essere veramente in Europa e di poter fare della lobby, in particolare per quello che riguarda l'ambito delle disabilità, tutte le disabilità, per fare sì che non solo ci sia una voce in Europa, ma poi per fare in modo che dall'Europa, nei limiti del possibile e di come le varie costituzioni lo permettano, dall'Europa arrivare di nuovo agli Stati. Direi che è estremamente interessante, non solo per noi come Stati occidentali, ma in particolare per gli Stati dell'Europa dell'Est, che dopo il crollo del muro di Berlino, direi che con molta fretta hanno cercato di entrare in Europa e hanno dovuto predisporre le leggi, tanto quanto più o meno erano anche le leggi già dell'Europa, della parte occidentale, e su questo hanno lavorato, devo dire, bene, perlomeno tutti i paesi che io ho visitato, dall'Ungheria alla Repubblica Ceca, a Tallinn in Estonia. Hanno lavorato bene, però naturalmente poi sul terreno, sulla praticità, le cose sono state un pochino più complesse, perché ovviamente c'era un cambio di mentalità sociale immediata e da fare altrettanto immediatamente una volta che c'era una legge di Stato. In più, la Convenzione delle Nazioni Unite di dicembre 2006 ha dato una spinta ancora maggiore, perché quando è stata ratificata dai singoli Stati, quasi tutti gli Stati europei l'hanno ratificata, due o tre soltanto no, e questo ha creato ancora di più una spinta in questi governi a dover mettere in atto ciò che veniva detto e ratificato, perché come voi sapete, una volta che uno Stato ratifica una convenzione internazionale, questa convenzione, gli articoli della convenzione diventano parte integrante delle leggi di quello Stato.
Devo dire che noi ne stiamo ancora abbastanza soffrendo. Mi sono trovato in più occasioni a dover spiegare molto in profondità che cos'è la Convenzione ancora da noi, dopo che è stata ratificata ormai molti anni fa. Non se ne parla ancora abbastanza, tutti e 30 gli articoli non sono sempre presi in considerazione, in particolare l'articolo 24 sull'education, cioè sulla scolarizzazione, l'articolo 27, l'articolo 5 sull'antidiscriminazione, l'articolo 7 sull'accessibilità, insomma parecchio, dovrebbe essere un pochino più mantenuta un po' più fresca nelle nostre menti per il rispetto delle persone con disabilità, i loro diritti che mi sembrano sacrosanti. Diciamo che SPD ecco, si esprime a livello europeo e secondo me farne parte è un passo in più per sapere anche che cosa funziona in Europa, che cosa si dice in Europa, come si può far parte. Adesso mercoledì prossimo sarò a un piccolo seminario proprio sui fondi europei, anche sull'utilizzo. Non vi nascondo che l'Italia non è capace a utilizzare i fondi europei così come vengono stabiliti, tant'è che molti tornano indietro e poi vengono utilizzati da altri stati. E si vede perché li sanno utilizzare molto bene. Io nelle prossime diapositive diciamo una spiegazione ancora di SPD, ma insomma tutto sommato direi che è una, quello che vi ho detto sulla, su questa associazione che si muove a livello europeo per i diritti delle persone con disabilità. Facciamo parte non solo della Commissione europea ma anche di European Disability Forum, per cui lavoriamo lavoriamo per ma con le persone con disabilità. Tutti noi conosciamo il motto niente di noi senza di noi, perciò per noi è assolutamente fondamentale. Ecco, ESPD fa parte e comunica con tutto quello che è la realtà europea sull'ambito della disabilità, dall'Agenzia dei diritti fondamentali che si trova a Vienna, il Consiglio d'Europa di Strasburgo e i comitati sia economici che sociali, la Commissione e il Parlamento europeo. Lavoriamo tutti insieme e devo dire che è un respiro estremamente ampio e benefico quando si lavora su questo. Nelle prossime possiamo andare, ripetiamo un pochino quali sono i punti, ma possiamo andare.
la sensazione di come i nostri utenti artisti lavorino insieme e producano questi, questi bellissimi lavori che noi abbiamo portato appunto all'estero, e abbiamo fatto delle mostre fatte nelle gallerie ufficiali. Non facciamo quasi niente dentro Scuola Viva, perché altrimenti non ci sarebbe, come dire, non parlo più di integrazione ma partecipazione sociale. Io ho lasciato sul desk fuori qualche leaflet sia di SPD che di Scuola Viva, se vi fa piacere potete prenderlo. Io a chi è di Roma, chi è di qua, ma comunque anche ai colleghi stranieri, se dovessero tornare, mi farebbe piacere invitarli a venire a vedere il lavoro che noi facciamo. Vi ringrazio per l'attenzione.